Eccoci qua, come promesso, cari amici, siamo arrivati, ci hanno aperto il era già aperto. Siamo sempre aperti. Ecco, poi sfateremo anche questa cosa. Allora, siamo a Grosseto, siamo al canile comunale di Grosseto, ospite, ci ha aperto, che c'è Letizia, Silvia e io. Sì, per le prati qui di questo zoo service. Esatto. Allora, innanzitutto grazie. Grazie a voi. Ecco, giornalepopolare.it, come avevo detto, abbiamo fatto un pochino questo carrellata itinerante. Prima siamo passati alla gattina comunale di Grosseto, avete visto le condizioni, tutto perfetto, anche per sfatare un po' le chiacchiere, che purtroppo c'è, o l'invidia, o non so che cos'è. Siamo arrivati qui, allora io la prima domanda che ti faccio è questa, perché anche perché io ho preso un tempo fa un cane. Da noi, sì. Certo. Come avete vissuto la situazione pandemia, con abbandoni, non abbandoni, c'è stata richiesta, come l'avete vissuta? Ma guarda Lorenzo, noi siamo sempre ovviamente stati operativi, anche perché noi essendo un servizio di pubblica utilità ovviamente siamo sempre stati operativi. In realtà quello che abbiamo registrato, ovviamente sempre nel rispetto dei vari decreti in cui imponevano le persone, certo, il primo lockdown, penso soprattutto, chiaramente quello che abbiamo registrato sicuramente un minor numero di recuperi, perché ovviamente le persone erano in casa e quindi avevano anche meno possibilità di vedere situazioni magari di cani eventualmente vaganti, eccetera. Sempre come percezione abbiamo sicuramente rilevato anche nelle richieste poi delle persone una maggior ulteriore richiesta, che è già sempre molto elevata, di cani di piccola taglia. Questo forse nella percezione, che poi magari avremo un piccolo inciso a livello cinofilo, non è esattamente corretta, di dire sto in un appartamento piccolo, sono tra virgolette costretto a stare in casa, un cane mi permette di prendermene più cura ulteriormente se è di taglia piccola. In realtà a livello etologico le esigenze di un cane, che sia un cane da 40 kg, che sia un cane da 10, sono esattamente le medesime, perché al di là ovviamente di tutto quello che comporta l'uscire per i bisogni meramente fisiologici, il cane ha bisogno sempre della relazione. Certo. Ecco, quindi alla fine non è la taglia che fa la differenza. Però ecco, noi siamo riusciti ad andare avanti sempre nell'operatività, ripeto, abbiamo registrato magari meno ingressi, ma le adozioni insomma non sono state penalizzate. Voi venite chiamate anche per il sequestro purtroppo di animali, no? Assolutamente. Sì. Grosseto ne è purtroppo ha vissuto ultimamente anche delle situazioni un po'. Esatto. Esatto, perché ci sono anche situazioni di persone che per una serie di motivi, problematiche, personali di ogni genere, però le forze dell'ordine sono ovviamente costrette a intervenire, perché ci sono delle situazioni in cui il cane non è in condizioni di benessere. Il cane una volta preso ha un percorso che deve fare riabilitativo, di essere seguito, come parliamo, funziona? Ma in generale? Sì. Allora, quando il cane, questo guarda, ti ringrazio anche perché mi dà la possibilità di spiegare anche le persone. Certo. Quando il cane viene recuperato da noi, su segnalazione delle forze dell'ordine, magari avvisate a loro volta da un privato che ha trovato un cane, entra in struttura. E la procedura simile per tutti i canili è di controllare immediatamente il microchip. Ecco. Che tramite l'anagrafe canina si riesce a recuperare i dati del proprietario. Al momento i canili, io parlo della nostra provincia ma anche della regione, non hanno accesso diretto all'anagrafe, perché questo è importante dirlo. Noi dobbiamo fare in PEC entro 24 ore la richiesta all'ASL per il dato, in modo da poter allertare. Se il cane è di proprietà non ci sono problemi, viene restituito immediatamente se tutti i dati sono aggiornati. Infatti colgo l'occasione, per i proprietari è sempre importante tenere aggiornata all'ASL. Cambiamo il cellulare, il numero di telefono, cambio indirizzo, vado all'ASL se ho un cane e lo aggiorno. Giusto. Non è microchippato, ovviamente fa il percorso nel sanitario che adesso vedremo. Cioè il cane è sottoposto al protocollo vaccinale, quindi trattamenti antiparassitari interni e esterni, protocollo vaccinale di base e ovviamente tutte le accortezze cliniche che derivano dall'osservazione del soggetto. Ok? Bene. E questo è un po'.
Quindi sentiamo i ragazzi che ci stanno, sì, andiamo sì, a vedere, poi dopo lì facciamo il percorso, perché parlare all'interno, sarà, che lo capirete, sarà poco. Andiamo a vedere? Sì, assolutamente. Vai, prego. Seguiteci. Sì. Massimo, è qui dietro, eh? Ora ci sono ovviamente, ecco, approfittiamo, sì. Ci sono ovviamente, siamo nel piano dell'operatività, ci sono i cagnolini fuori e così avrete anche la possibilità, magari se vedete qualcuno che vi interessa, okay, ecco, nel cuore, approfittiamo. Okay? Ecco, infatti venite, perché è aperto, certo. Si può adottare. Certo. Allora, giriamo. Ecco, c'è Tamara. Vieni. Chiudi. Ma che sta odore che sta? Questa è bella. Ma che sei? Tamara ha già trovato famiglia, la sta aspettando. Sì, eh? Questa è una prima area di sgambatura in cui appunto i cani si muovono ovviamente nell'arco della giornata. Andiamo nel canile sanitario. Ah. Perché così facciamo Okay, tutto il giro, perfetto. Vi faccio vedere la differenza con il resto del rifugio, perché ovviamente ha delle proprietà anche strutturali diverse. Perfetto, ti seguiamo. Bellissimo questo. Poi dopo, Fondamentalmente, però ora dopo vi do anche un po' di numeri. Da noi, se io parlo della provincia di Grosseto, è molto calmierato fortunatamente il fenomeno del randagismo. Il problema permane al sud, insomma, sì, in altre realtà, eccetera. Ecco, queste sono un po' le tipologie di posti. Quindi questi sono già cani passati al rifugio, quindi questa è un'entrata, però. Sì. Però c'è sempre, se c'è la necessità, di divisori via via sparsi, perché deve essere almeno il 5% di X che permettono la foto. Così ci fa la foto, via, facciamoci fare la foto. Bello. Poi proseguiamo. C'è il cane sopra me, il cane. Anche perché questa è la
Ah, certo, certo. Esatto. Vedete, non è Eterit, non è Eterit, è anche scritto qui, vedete? È quello approvato. È fibro, certo, è fibro cemento ecologico, e trovate che le va a parlare. Esatto, esatto. Perché tu sai più meglio di tutti quanto è importante discernere l'apparenza dalla realtà. Sempre, sempre. Lo sai sulla tua pelle.
Assolutamente sì. C'è da dire anche che se non ci fossero strutture del genere sarebbe veramente un caos. Perché comunque c'è un discorso in primis anche di sicurezza delle persone, di viabilità e poi di prendersi cura di queste persone. Noi siamo una famiglia temporanea nell'attesa di quella definitiva. È vero, giusto. Ma che occhi c'ha, eh? Ma che c'è? Ma quanto sei bella! Ma quanto sei bella! Ma quanto sei bella! Sicuramente abbiamo fatto, avete visto, un giro completo di tutta la struttura dove sono momentaneamente, diciamo, ospiti i cani. E voi qui avete proprio tutta la struttura, avete anche l'ambulatorio veterinario, avete. Questo è l'ambulatorio, sono per le prime visite dei cani, ovviamente, che vengono sottoposti a controllo da parte del nostro direttore sanitario, il dottor Marco Buongiorno. Bacchiotti. Buongiorno. Che quindi li conosce dal momento in cui mettono piede in struttura. Ecco, anche perché... Voglio fare subito una domanda. Quali sono i primi sintomi che si riscontrano a quando viene preso o un cane? Cioè, appena arriva, a parte viene visitato e controllato. Le cose più evidenti sono parassitosi esterne, spesso sono cani anziani, deambulazione difficoltosa, ecco queste cose così, poi vengono controllate. Nel suo lavoro mi è capitato di trovare cani che perché hanno paura di essere rintracciati per una riconducibilità, no? Gli viene strappato il microchip? Strappato il microchip, non è successo queste cose del genere. Ora ultimamente poi più del 90% sono tutti con il microchip. E chi non lo ha o sono cani giovani e poi non c'è segni di cicatrici o altre cose. Bene, grazie. Prego, proseguiamo. Perché sono vari attori coinvolti nella filiera del canile. Ecco, qui abbiamo il nostro lui ormai ormai chi lo conosce? 24 ore su 24, anche se notte si è alzata alle 4:30, giusto? Per un recupero, poi in realtà non è andato, insomma, più che altro... Non è andato... Ci dicono di giracci, ecco. Sì, e io, quante le ha viste? Abbastanza. Di interventi... Quanti ne ho fatti?
anche perché sì. Ecco, scusami per disturba, sì, sì. Ma proprio ecco la perizia attribuita e acquisita nel tempo, perché quindi un servizio H24, certo, questo è un servizio proprio perché ovviamente dobbiamo garantire ai comuni come noi convenzionati questo servizio come tutti i canili, ecco, certo. Però è proprio il momento anche del recupero, è un momento molto delicato perché il cane può essere, anche se è bravo, anche se è docile, può essere impaurito, può certo, essere disorientato, si mette in difesa, quindi dobbiamo sempre salvaguardare il benessere del cane in primis, certo. E ovviamente anche l'incolumità dell'operatore. Giusto. Quindi grazie per quello che fai, eh? Io ti dico sempre quando ci si trova. No, è vero, ormai ci si conosce un po'. Professor, ti volevo la parte di accettazione con la nostra un'altra colonna portante. Salve, buongiorno. Emilia, perché si occupa di tutta la parte amministrativa delle adozioni, ovviamente. E poi c'è anche un ulteriore ambulatorio, ecco, che ovviamente si accompagna a quello. Quindi insomma è una struttura ovviamente. Beh, certo. Perché anche a volte c'è necessità di fare dei piccoli interventi. Sì, sì, mi ricordo infatti quando prese il cane, proprio questi venne. Sì, sì. Allora andiamo adesso a vedere, approfittiamo, sì, così, sì. Promuoviamo ulteriormente. Sono ecco. Stati quasi tutti in adozione, però abbiamo ancora dei cuccioletti. Ci interessa la cosa. Sì, ci interessa molto, come del resto tutti. Sì, 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 no, no, no. Ma fortunatamente negli anni le persone si sono molto sensibilizzate anche su cani adulti, adottare, perché non è solo il cucciolo, ecco, che attira, ma anche il cane adulto. Perché c'è il privé? No. Qui no, vi faccio fare la scorciatoia perché almeno si fa prima, e tanto ci siamo già passati. No, questo era un punto di ritrovo quando abbiamo attivato il progetto Cammina con me con il comune, varie... È proprio un momento di aggregazione in cui venivano portati i cani fuori ulteriormente il pomeriggio anche da altre persone, per proprio anche col coinvolgimento di associazioni di volontariato per le persone magari anziane. Certo, beh. No, molto bello. Carina. Purtroppo la parola chiave era aggregazione, e quindi con la pandemia però... Vabbè, insomma, dai, ora dai. Da maggio, dai, da sì. Primo di maggio. Prima di maggio si spera di... Vai. Ma quando le fate chiamatemi, ora vabbè, il 2 riparto a Milano. Vabbè. Qui ci sono altri patatini. Ma come sono? Ma guardate. Sono uno spettacolo. Ma guardateli. Ma come siete? Oi. Ma come siete? Ecco, loro per esempio, è proprio classico l'esempio, c'è molto la derivazione del... Qui qualcosina anche del Labrador, forse vedi lì c'è un po' la struttura a livello di modello un pochettino rettangolare, sembrerebbe esserci anche un po' il bassotto, sì ha ragione, sì. E quindi non sembrerebbe diventare tanto grande, però ripeto, quando si adotta non si guardano centimetri, non si guardano chili, ecco, si guarda il cuore, esatto. E poi sì, c'è un altro patatino, ecco, ora giocano. Vieni patato, chi c'è? Prezzemolo questo proprio. E poi la parte volevo, ecco. Sì, sì, sì. Parte anche ulteriore, perché a volte, ecco, chiaramente il canile si è formato negli anni ingrandendosi, diciamo, in maniera... Che quanto è la superficie? Qui siamo oltre, sì, 5.000 metri quadrati. Quasi mezz'ora, considera solo le sgambature che andiamo a vedere. Ci sarebbe sempre richiesta di spazi. Sì, ma insomma, per ora, allora, fortunatamente adesso da noi gli ingressi sono molto diminuiti. Per il semplice fatto anche le persone sono molto sensibilizzate. Ormai dopo 15 anni dall'ingresso del l'introduzione, oltre 15 anni del 2005 circa, l'introduzione del microchip. Con l'anagrafe si riesce più... a salire. È difficile trovare cani non microchippati. Ecco. Voi avete un catalogo, non so se un albo dove poter vedere i cani aggiornato. Sì, stiamo lavorando sul sito per renderlo anche noi maggiormente usufruibile, perché poi ci sono
delle necessità tecniche, però anche quella è una vetrina. Anche se io consiglio sempre il book, fotografie senz'altro sono utili per avere un'idea, però, ma dobbiamo venire in canile. Ecco. Perché non è il canile, non è un oggetto, è un essere senziente, anche perché poi un discorso è la percezione di un'immagine, un discorso è la percezione affettiva di un momento di incontro. Cosa deve fare un cittadino per venire qui da voi? Qual è la procedura? Niente, telefona al nostro numero di come ho fatto io. Esatto, dopo l'hai fatto tu. Allora, noi fondamentalmente, sostanzialmente, siamo aperti tutti i giorni, dal lunedì al sabato, la mattina, come orari di visite dalle 9.45 alle 11.45, e il martedì anche dalle 15 alle 17. Però, se ci sono necessità particolari, perché magari in questi orari una persona non riesce a venire, preferibilmente, ovviamente, previo appuntamento, si va incontro anche alle esigenze di un possibile futuro adottante. Ecco. Capito? Questo è importante. Ecco, perché magari è un'opzione in più. Mentre qui siamo... Questa è l'area verde ulteriore di sgambature, cui la mattina vengono poi, oltre a quelle interne che abbiamo visto, ci sono anche queste, dove vengono messi i cani a sgambare. Ah, vedi, qui gli danno. Ah, donna. Ora chiaramente si comincia con anche queste operazioni per sfatare, vengono fatte ora fino alle 10:30, 11, perché si inizia presto la mattina, certo, perché certo. Poi comincia a fare caldo. È ovvio, ecco. giusto. Quindi. E qui ci sono anche magari i cagnolini un pochettino, ecco, più anziani che si riposano. Nico! Come lui? Anche la televisione! Spaccato della nostra realtà. Bene, abbiamo fatto un approfondimento dovuto ma importante, perché quando si parla di animali dobbiamo dare, ecco, sempre girare a tutto tondo, senza ascoltare le parole delle persone, ma dobbiamo entrare dentro le questioni. Ci hanno aperto i cancelli. Ci hanno fatto vedere tutto, perché in diretta avete visto tutto. Avete visto anche l'operazione in corso, esatto, di pulizia. Esatto. Quindi chiudiamo con diamo un messaggio? Il messaggio è che avere un amico a quattro zampe come nuovo elemento della famiglia è un'azione che ci arricchisce la vita. Ed è un gesto che va fatto, oltre che con l'amore, anche con grande consapevolezza e grande rispetto. E grande responsabilità, perché è a tutti gli effetti un nuovo membro che viene a fare parte della famiglia. Quindi vi aspettiamo a braccia aperte a venire a trovarci. Qui a Grosseto, Zoo Service, l'orario lo sapete, l'abbiamo detto, quindi avete un sito? Sì, abbiamo il sito, è zooservice.info.org, scusate, però ecco, consigliamo anche... sempre il numero telefonico. Ok, ho visto anche su Facebook. Sì, anche su Facebook. Bene. Giornale Popolare per il momento è tutto. Grosseto, Lorenzo Macineschi. Alla prossima.